In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Benedetto sei tu, Signore Gesù, per la tua grande bontà e misericordia che ancora una volta, all'alba di un nuovo giorno, ci conduce ad ascoltare la tua voce, mediata attraverso una tua povera serva, alla quale ti sei degnato di far conoscere i dettagli della tua vita interna. Concedici come sempre il perdono di tutte le nostre colpe e un cuore profondamente umile e umiliato, ecco, che le sappia riconoscere ed emendare, oltre che chiederne veramente perdono davanti a te. E il dono dello Spirito Santo per poter fare con frutto questa meditazione. Deus meus est toto corde penitet et me omnium meorum peccatorum mea quae detestor, quia peccando non solum penas a te iusti est statuta pro maritus sum, se per certi in cui offendite sum un bonum ac dignum qui super omnia divigaris, ideo firmi ter propono adiuvante gratia tua decetur meum peccatorum peccandico occasionis proxima sfugiturum. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo di Suor Maria Cecilia Bai. Capitolo sesto, ciò che praticò il figlio di Dio nel suo interno durante la dimora in Egitto. Tredicesima ed ultima parte. Colloquio con Giuseppe, la preghiera in famiglia, la morte di Erode, il sogno di Giuseppe, esortazione alla sposa. Mentre ero qui con la mia diletta madre, con Giuseppe, suo sposo, non mancavo di rivolgere anche a lui quegli atti di gratitudine, di amorevolezza e benevolenza che meritava, perché era fedele e affezionato alla madre mia e a me. Ci trattava con tanto ossequio, rispetto e umiltà che si meritò presso il padre mio, presso di me e la mia diletta madre, un amore molto grande. Quando incominciai a parlare, gli parlavo con amore. Lo ringraziavo di quanto pativa e si affaticava per amore mio. Nel dirgli queste parole riempivo l'anima sua di consolazione e di dolcezza. Una sola parola che udiva dalla mia bocca gli convertiva in gioia tutte le amarezze che provava nel duro esilio ed in tanta povertà. Infatti si affliggeva molto nel vedersi così povero e bisognoso, che non poteva mantenere la sua sposa e la mia persona con quelle comodità che lui desiderava e conosceva essere necessari. Io però, come anche la mia diletta madre, non mancavamo di consolarlo e di dirgli che questa era la volontà del padre e mia. A queste parole si consolava, si infiammava di amore il suo cuore verso di me e verso la mia diletta madre. Noi lo ricambiavamo con altrettanto amore e lo consideravamo sempre come nostro fedele custode e aiutante nelle nostre necessità. Gli impetravo molte grazie dal Padre mio perché crescesse sempre più in virtù e meriti. Andavo spesso nelle sue braccia, l'accarezzavo, gli facevo dimostrazioni di affetto molto grandi. Lui restava sempre più consolato, confermato nella grazia ed acceso nell'acquisto delle virtù e del divino amore. Offrivo questi scambievoli affetti al Padre mio e lo pregavo che si degnasse di consolare quelle anime fedeli che mi seguono e imitano i miei esempi. Le consoli, le conforti, le accarezzi e faccia loro gustare le delizie del suo amore, le abbracci e stringa al suo divin cuore, perché si maggiormente confermino in grazia d'amore. Tutto mi prometteva di fare il padre mio e con molta generosità lo va praticando. Si trovano poche anime così fedeli e affezionate come quella di San Giuseppe, che era stata preparata dal padre mio con la dolcezza delle sue benedizioni. Dopo la mia diletta madre, non ve ne fu al mondo una simile alla sua, tanto favorita e amata dal padre mio, da me e dalla mia diletta madre, e perciò tanto da noi favorita e colmata di grazie. Mentre continuavo a vivere qui, mi esercitavo sia io,
sia la diletta madre e Giuseppe nei soliti esercizi di virtù, lodi e ringraziamenti al Padre mio e a vantaggio di quelli che volevano ricevere la vera luce, conoscere ed adorare il vero Dio. Pregavo molto per questo il mio diletto Padre, ma non ebbe allora il pieno effetto il mio desiderio o la mia richiesta, perché non vi era stato ancora chi predicava loro pubblicamente la vera fede e il vero Dio. Restai in qualche modo soddisfatto, vedendo che quegli animi vi si andavano disponendo. Alcuni avevano già abbracciato la vera fede, e per mezzo di questi poi, in seguito, con altri aiuti, si sarebbero convertiti. E sarebbero stati illuminati anche gli altri. Nonostante questo, non mancavano a me i travagli e le afflizioni. Una di questi fu vedere che l'empio Erode moriva nella sua ostinazione. Dopo aver fatto uccidere tanti innocenti, terminava la persecuzione e la sua anima scellerata fu sepolta nel profondo degli abissi infernali. Quanto mi affliggeva la sorte di quell'infelice di quell'anima che per la perfidia, ambizione, durezza ed avarizia di quel cuore ribelle era precipitata nel baratro infernale. Sentivo una grande pena quando si perdeva qualche anima per la quale ero venuto al mondo. Era nel mondo il loro salvatore e vedevo che quelle precipitavano nell'abisso infernale. Questo sì che mi era insoffribile e piangevo la loro disgrazia molto grande. Morto l'empio Erode, pregai il padre di non permettere più che ci fosse al mondo un tiranno simile a lui. Vedevo però che sarebbero stati molti i tiranni feroci nel mondo, che avrebbero afflitto e perseguitato i miei seguaci, e sentivo perciò una gran pena. Ma mi consolavo nel vedere che la loro feroce tirannia sarebbe stata causa di salvezza per tante anime che avrebbero acquistato grande merito, la palma e la corona del martirio. Per il breve patire di questa vita fragile sarebbero state eternamente beate e felici nel cielo. Pregavo con grande insistenza il Padre mio affinché desse loro la sua grazia e virtù, le assistesse sino alla fine dei loro patimenti e poi le avesse condotte con sé all'eterno riposo. Lo facevo con tanta insistenza e premura perché quelle pene le soffrono per causa mia, cioè per essermi fedeli e per l'amore che mi portano. Il Padre mio si dimostrava in questo molto benigno e cortese. E mi assicurò non solo di assistere e consolarle, ma di combattere lui stesso con loro, dandogli forza e virtù da vincere e superare non solo il tiranno, ma ogni sorta di patimento e martirio, e poi condurle all'eterno riposo e godimento. Era arrivato il tempo del mio ritorno a Nazareth, perché era cessata la persecuzione per la morte di Erode. Il padre mio inviò un angelo in sogno a Giuseppe per avvisarlo che poteva tornare alla sua patria, poiché era già defunto colui che cercava di darmi la morte. Svegliatosi Giuseppe avvisò la mia diletta madre ed ordinò la partenza dall'Egitto, come sentirete nel capo seguente. Intanto, non mancate, sposa mia, di imitarmi in tutte quelle cose che in questo capitolo vi ho dimostrato. Approfittate dei miei esempi e non vi mancherà mai il mio aiuto e la grazia del Padre mio. Laus Deo. Laudentur Iesus et Maria. Con queste ultime considerazioni termina il lunghissimo, sesto capitolo, del primo libro. Dalla prossima meditazione si inaugurerà il secondo libro di questa bellissima storia. E oggi c'è una piccola dioincidenza, o meglio, quasi nessuno la può cogliere, penso, perché dovete sapere, chi ascolta questa meditazione, che prima, della, diciamo così, della riforma del calendario del messale romano della fine degli anni 50, poi culminata nella,
prima riforma, diciamo, del Missale cosiddetto del 62 e del Breviario, ma anche del 62, dove c'è un po' tutto il riordinamento delle feste. Oggi è il secondo mercoledì dopo la Domenica in Albis. E nel secondo mercoledì dopo la Domenica in Albis, che cosa si festeggiava? Una grande festa in onore di San Giuseppe. San Giuseppe è con il titolo di difensore. Tra l'altro una festa che a quei tempi c'aveva anche l'ottava conseguente, quindi era un po' come Pasqua e l'ottava di Pasqua, quindi per 8 giorni la Chiesa intenta a ricordare San Giuseppe, a celebrare San Giuseppe, quindi con le letture del breviario che parlano di San Giuseppe, eccetera, no? E oggi è capitato, io so questa cosa, quindi non potevo non notare questa coincidenza, per quanto adesso il calendario sia cambiato, però sapete, senza dover scomodare tenera amata, circa i rapporti delicati, insomma, tra presente, passato e futuro, però, quindi, tradizionalmente, diciamo così, per molti secoli, in questo giorno era celebrato San Giuseppe, e noi oggi abbiamo sentito delle cose meravigliose su San Giuseppe, quindi, come ieri abbiamo un po' incentrato la meditazione su Maria Santissima, oggi, sia per il tenore del testo che per la, come dire, concordanza, chiamiamolo liturgico tradizionale, e volgiamo lo sguardo su San Giuseppe. Ecco, per comprendere bene questa figura bisogna ricordare bene un'espressione che Gesù esplicitamente adopera, cioè: dopo la mia diletta madre, non vi fu al mondo un'anima simile alla sua. Tanto favorita e amata dal Padre mio, da me e della mia diletta madre, e perciò tanto da noi favorita e colmata di grazia. Peraltro, forse non tutti sanno, ce l'ho in libreria, che Suor Cecilia Bai è stata destinataria, oltre che della vita interna di Gesù Cristo, anche di altre due vite. Io una l'ho già letta, che è quella di cui sto parlando, un'altra la devo leggere urgentemente. Ce l'ho da diverso tempo, ma è tra i tanti libri che interessantissimi che stanno in coda, piano piano li smaltisco, ma cioè, non so se è più difficile smaltire i libri o la coda delle email. Sicuramente i libri, perché le email, se uno si mette una giornata, ecco, fa una faticaccia, riesce a smaltirle, gli arretrati, ma i libri no, perché i libri ci vuole un po' di tempo per leggerli. E questo è un invito a me e a tutti ad organizzare sempre bene e sapientemente il tempo, perché si troverebbe il tempo per fare tutto, però purtroppo se uno cincischia e non ha una disciplina, un rigore di vita, non ci pensa anche a certe cose, non riordina anche certe situazioni, no? La gestione del tempo è un po', avete visto, come quando la casa si intasa di un sacco di roba che ogni tanto dentro casa, spero che questa sia una buona abitudine, tanti tocca fare un repulisti, se no le robe accumulate ti buttano fuori di casa, no? E quindi bisogna fare una cernita tra quello che è utile e necessario e quello che si può fare a meno, e si fionda. Per arrivare a fare tutto, e la lettura spirituale è una cosa importante, che non bisogna tralasciare, e lo dico chiaramente anche a me, nonostante, le apparenti problematiche di tempo, dobbiamo trovare il modo di inserirla. E io capisco che oggi la società, i ritmi, sono esigenti, esigenti, sono, no, non esigenti, sono incalzanti, però, dobbiamo sempre capire che la vita è fatta di scelte. Ogni volta che io faccio una scelta, se sto 2 ore davanti alla televisione, per esempio, cioè, sono stato 2 ore davanti alla televisione, cioè è 2 ore neanche di una giornata, cioè, se uno una domenica ogni tanto si distende e si vuole vedere un film, per carità di Dio, insomma, no? Ma se uno lo fa tutti i giorni, tu c'hai 2 ore in meno durante la giornata dedicate, insomma, sì,
se non ti vedi roba peccaminosa, non ci sono problemi di altro genere, però c'hai 2 ore in meno, questo è sicuro, questo qui. Lo capiamo, no? Tutte le perdite di tempo inutili, quando uno comincia a giochicchiare con i social, con le cose, con WhatsApp, con le chat, con i messaggi, eccetera, eccetera, no? Io colgo l'occasione così, qualcuno sente la meditazione, cioè, voi capite bene perché, cioè, non capite bene, cioè. Io non guardo i messaggi di Facebook, non guardo i messaggi, cioè non rispondo ai messaggi di WhatsApp perché non avete, non si ha idea, d'accordo? Se io facessi una cosa del genere, dalla mattina alla sera non starei altro che a rispondere a messaggi su Facebook, poi su Instagram, poi su LinkedIn, poi su che come si chiama quell'altro, X, Twitter, poi su WhatsApp, poi su Telegram, poi gli SMS, poi su Signal, poi le mail, cioè come campo così. Immaginate poi se rispondessi pure alle telefonate col numero messo sul sito web, cioè capite? Cioè no, non volevo parlare di questo, adesso però ci è scappato, però la gestione oculata del tempo è importantissima. C'era un grande santo che era, mi pare, sì, non mi pare, era San Giuseppe Cafasso, che qualcuno diceva: padre, vorrei tanto andare a messa tutti i giorni, ma non trovo il tempo. Ah, lui non voleva manco sentire una cosa del genere e cominciava a, non dico a gridare, ma a declamare. O se preferiamo esclamare, cattiva economia del tempo, cattiva economia del tempo, cattiva economia del tempo. Il tempo è come i soldi, cioè lo dobbiamo gestire, lo dobbiamo governare, non possiamo, perché se non lo governi ti governi, cioè tu arrivi alla fine della giornata che non hai concluso niente, non hai concluso, niente, hai cincischiato. E io conosco un sacco di gente che campa così, ahimè, tanta. Invece se tu il tempo, e uno deve anche stare un pochino attento, capite, perché faccio un esempio che riguarda me, ma tutta questa gente che ti contatta, ma dove sarebbe la carità? Tu sei un prete, potrebbe venire questo pensiero, dico certo che sono un prete, ma non è che io la gente non l'ascolto, ma devo trovare una modalità ordinata per ascoltarla e per interloquire, perché se io mi ubriaco appresso una montagna di cose e ti viene anche l'ansia, non farai bene una cosa di questo genere. Quindi se qualcuno vuole parlare, prendo un momento in cui vuole fare una telefonata, fa una telefonata, vuole venire a trovare, fa venire a trovare, vuole venire a confessare, si viene a confessare, in modo tale che almeno gli posso dedicare un tempo qualificato, non in quel modo, cioè. Eppure gli social li uso. Stiamo mandando una meditazione in diretta su Telegram, la sta registrando Spreaker, tra poco sarà su Spreaker, poi sarà su tutti quanti i canali, ma questa è un'altra cosa. Ecco, quindi attenzione al tempo, perché il tempo c'è. E il tempo dobbiamo sempre governarlo, certo governarlo con una certa flessibilità, perché può capitare la giornata in cui veramente ne succedono di ogni e tu devi stare appresso a un sacco di cose imprevedibili e vabbè, pazienza, d'accordo? Quindi un giorno, però questa fatica, questa è una grande fatica, ma è una fatica necessaria alla vita cristiana, specialmente per chi vuole tendere alla santificazione, non può campare a casaccio, così, marzo la mattina e vivo la giornata come viene, non vivo la giornata come viene. Ripeto, nessuno di noi sta in convento e monastero, quindi se vuoi fare, magari io, se Dio mi liberasse, cioè, c'ho il mio sogno proibito, d'accordo? Che tu stai lì dentro, alle 6 se va in coro, fine del discorso, pure rolla al mondo, è finito, dalle 9 a mezzogiorno se lavora, poi a mezzogiorno ritorni in coro, poi riposi, poi c'è la ricreazione, poi c'è la messa, è tutto programmato, d'accordo? Anche quella è una vita, la vita regolare, dici bello, si fa tutti i giorni per 50 anni, cioè è grande virtù. Noi non stiamo in un monastero, quindi non possiamo fare così. Però anche, dipende anche poi dallo stato di vita, se uno ha 6 figli, 7 figli, voglio fare programmi, veramente se salvi chi può, insomma, no. Però in base alle circostanze concrete, anche questa è la fatica che ognuno deve fare, ti metti davanti al Signore e vedi come puoi gestire il tempo. Questo è uno dei casi in cui il confronto con il direttore spirituale è molto importante, cioè che tu gli dici, vedi un attimo, magari ne parliamo insieme, ti confronti con una persona prudente, no? Adesso però parliamo di San Giuseppe, se no, ecco, anche San Giuseppe era un grande, ma nella vita di San Giuseppe, io racconto soltanto un episodio, io sono rimasto sconvolto, sono rimasto.
parte che San Giuseppe era un maestro, cioè ieri abbiamo parlato dell'umiltà di Maria, no? Penso che uno più umile di San Giuseppe non si è mai visto. È da leggere la vita di San Giuseppe di Suor Cecilia Bai. Ma dice la povertà, dice, stavo in tanta povertà e necessità che non poteva sopperire ai bisogni della Sacra Famiglia, e questo lo angustiava, ci ha detto oggi Gesù, no? E poi lo consola e dice: non ti preoccupare che stava volontà del Padre. Ma sapete che faceva San Giuseppe? Lui faceva il falegname, no? Guardate. Allora uno andava a dire: senti, po, fammi un armadio oppure fammi un letto. Dopodiché andava ovviamente a riprendere il lavoro. Voi pensate che San Giuseppe gli diceva: quant'è? Cioè, quant'è? 300 euro? No! Andava a riprendere: quant'è? Gli rispondeva: ma fai tu. Non chiedeva soldi. Non chiedeva il corrispettivo per il letto. Si affidava probabilmente qualcuno gli ha pure detto: figuriamoci, no? Arrivederci e grazie, abbiamo lavorato a gratis. E lui ringraziava il Signore che gli aveva dato niente e che aveva lavorato a gratis. Questo mi è rimasto, questo non me lo dimenticherò mai. Non ricordo tantissime cose purtroppo della vita di San Giuseppe, ma capite, quando si legge qualcosa, c'è veramente una cosa. Io sono rimasto, dico, io sono veramente rimasto. Capite, no? Aveva, come dire, vergogna nel chiedere il corrispettivo del suo lavoro. E quindi si affidava. Diceva: fai tu. In effetti, voi sapete, no? Per esempio, tra noi, cioè, dentro la Chiesa funziona in parte anche così, no? Cioè, le offerte, no? Si fanno, cioè, quando si va a fare, per esempio, un ritiro in un monastero, generalmente, almeno così funziona nei luoghi santi, nessuno ti chiede: mi dai un tot al giorno. Sei tu che andando lì lo sai, cioè, non avrà fatto scroccone, cioè gli lascerai poi una congrua offerta, magari anche superiore a quello che sarebbe il prezzo, come dire, comune, proprio perché si fa così tra noi figli di Dio. Cioè, si dovrebbe fare, se uno ci pensa, si dovrebbe fare così. Immaginate che fossimo veramente tutti quanti santi e convertiti. Cioè, ti chiedo un lavoro, non c'è bisogno che tu mi dici quanto è, cioè, non sono cretino, quindi a occhio e croce faccio una stima, il tempo che ci hai lavorato, il materiale, e ti do quello che è giusto, no? È solo che Gesù, che solo se non sei, ha fatto questa cosa non in un mondo dove c'è l'Eden rinnovato, ma in un mondo di peccatori, insomma. Quindi è chiaro che questo è, in un contesto del genere, è, umanamente parlando, è molto pericoloso. Ecco. Però Giuseppe non è morto, San Giuseppe non è morto di fame, non è morto di fame né lui, né la Sacra Famiglia. È morto poco prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù, questo le fonti sono tutti d'accordo, nonché la tradizione, ma non di fame, per altre circostanze. Ecco, abbiamo visto il grandissimo amore che Gesù e Maria avevano verso San Giuseppe e come lo consideravano, ecco, nostro fedele custode e aiutante nelle nostre necessità. Sapete che San Giuseppe, anche nella vita della Chiesa, interpreta, rappresenta, diciamo così, proprio i custodi. Sapete chi sono i custodi? Cioè, ecco, San Giuseppe è una importantissima figura di riferimento per i pastori, per coloro che hanno responsabilità ecclesiale. Perché cosa ha fatto di fatto San Giuseppe? Non ha fatto altro che custodire e far crescere Gesù, custodire e proteggere Maria, no? Maria chi rappresenta? Maria rappresenta la Chiesa che genera Gesù in continuazione, no? Che è affidata alla cura dei pastori. E Gesù che cos'è? Gesù è il tesoro della Chiesa. Per esempio l'Eucaristia. Cioè, e chi è il ministro e il custode dell'Eucaristia? Chi è che dovrebbe avere, come dire, tutti i riguardi possibili e immaginabili verso l'Eucaristia e insegnare agli altri ad averli altrettanto? Ma la domanda è retorica, no? Quindi i pastori e i sacerdoti dovrebbero proprio chiedersi, cioè anche nei confronti,
del depositum fidei, quindi della sana dottrina, della rivelazione, quindi delle verità di fede, chiamatele come volete. Qui siamo tutti custodi, non siamo padroni. Capite? Noi siamo custodi. Custodi significa che tu c'hai una cosa che non è tua. Boh, non voglio adesso fare le lezioni di diritto privato, insomma, no? Cioè, che stanno anche delle norme canoniche, no? Cioè, canoniche, scusate, civili. Perché si chiama il deposito un fide? Il deposito. Se uno apre il codice civile, va a vedere cos'è il negozio giuridico del deposito. Il deposito vuol dire che tu consegni una cosa ad una persona di valore perché la custodisca e quando te la vai a riprendere te la riconsegna esattamente così come tu l'hai data. Ecco perché si chiama il deposito un fidei. Quello non si tocca, quello lì. Non si tocca, non si manipola. Perché il compito è di custodirlo e quindi poi di farlo ritrovare al nostro Signore quando verrà sulla terra così come l'ha consegnato e di trasmetterlo, di farlo conoscere, questo sì, di dimostrarlo, questo sì. Non è un tesoro da tenere nascosto, no? Quindi è per questo che San Giuseppe è chiamato anche il difensore nella festa di oggi, il difensore, colui che difende, colui che è il custode, colui che protegge, colui che tutela. Anche i padri di famiglia hanno un grande esempio da San Giuseppe. Perché San Giuseppe era, tra virgolette, la sicurezza. Abbiamo visto anche oggi, questo non c'è bisogno di Suor Cecilia Bai, se lo dicono i Vangeli. L'angelo, cioè Dio guida la Sacra Famiglia, nonostante che ci fosse Gesù là dentro, ma capite? C'era Gesù in persona, c'era Dio in persona, c'era la Madonna in persona, però chi è che governava la famiglia di Nazareth? Era San Giuseppe. E Dio stesso, come dire, rispetta questo ordine, anzi lo incoraggia, perché l'angelo è andato in sogno a San Giuseppe per dirgli di sposare Maria. Vabbè, lì doveva andare forza da lui. Però poi è andato anche da San Giuseppe per dirgli che dovevano fuggire in Egitto. Non è andato da una Madonna. E neanche Gesù, che poteva farlo pur essendo piccolo, ha detto a San Giuseppe: uè, dobbiamo andarcene. E San Giuseppe dice: sì, no. Cioè, il discorso era Dio attraverso il suo angelo Giuseppe, e Giuseppe guida la Sacra Famiglia. Gesù lo sapeva che era morto Erode, l'abbiamo sentito oggi, che non soltanto adesso poi vedremo, sapeva che era morto e che era dannato. Quindi, questo mo vorrei. Ci sono i classici esempi evangelici, cioè, per esempio, uno è Erode, questo pazzo furioso, e un altro è Giuda. È chiaro che Gesù ci ha rivelato oggi la dannazione di Erode e ci ha anche detto l'afflizione. Cioè Gesù è venuto in vesti di salvatori, cioè mica Dio è contento che qualche anima si danni, eh. L'abbiamo visto, non mi ricordo in quale contesto, forse proprio ieri o in una delle ultime catechesi che ho fatto. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Questo è la lettera a Timoteo. Quindi Dio non è contento che qualcuno si danna. Però se qualcuno rimane ostinato fino alla fine, la sua ostinazione, la sua anima scellerata, continua ad essere ostinata, muore da empio e quindi è sepolta nel profondo degli abissi infernali, punto. E purtroppo, come Gesù ci ricorda, non è stato. A me ha fatto un pochino, non so se si può dire, un po' di tenerezza vedere Gesù bambino che prega il Padre che non permettere che ci fosse al mondo più un tiranno simile a lui, perché chiaramente a 2000 anni di distanza, conoscendo un po' di storia, dico: Signore mio, magari l'avesse ascoltato il Padre, perché qui abbiamo fatto veramente 48, a cominciare dagli imperatori romani che ne hanno fatte veramente di ogni. Tiberio e Claudio si sono un pochino salvati anche, ma da Caligola in poi è successa la mattanza proprio, eh? Quindi da Caligola fino a Diocleziano sono stati pochi momenti in cui i cristiani ci hanno avuto un minimo di respiro, eh? Sono stati 250 anni e non una settimana, insomma, quindi salvo rari momenti di attenuazione, ma se uno si legge gli Atti dei Martiri è una carneficina, ma poi magari,
Non è che con Costantino, sì, con Costantino sono finite alcune cose, ma poi sono arrivati quei pazzi dei barbari, dei re dei barbari, quindi che molti di questi erano ariani, dei goti, dei visigoti, hanno ammazzato un altro sacco di gente. Poi sono arrivati i saraceni, perché dopo c'erano i maomettani che hanno fatto un'altra mattanza con le scimitarre, hanno ammazzato in sessa quanti. Quindi purtroppo, e poi sono arrivati i moderni tiranni, perché da Robespierre in poi, sapete che cosa facevano ai tempi di Robespierre? Sono delle cose allucinanti. Una scenetta tipo quello che facevano i romani. Si erano inventati il matrimonio repubblicano. Andatelo a cercare su internet. Cioè, prendevano i frati e le suore, prima di ucciderli, li spogliavano nudi e li legavano appiccicati. Appiccicati l'uno sopra l'altro, cioè uno di fronte al nudi, per come dire, eccitarli alla libidine, quindi per umiliarli in questo modo, e poi li buttavano a mare così, quindi li facevano morire legati, affogati l'uno all'altro, prete a suora e frate a suora e roba di questo genere. Quindi poi non parliamo, insomma, quelli moderni, insomma, che li conosciamo tutti quanti, no? Dei vari super dittatori e tiranni che hanno fatto soffrire un sacco di gente, hanno fatto versare un sacco di sangue, purtroppo. Quindi Gesù è consapevole, dice, vedevo però, perché vedete la scienza di visione, come la chiama San Tommaso, del figlio di Dio, che questa purtroppo così non sarebbe stata, e quindi facciamo la preghiera. Il piano B, quindi chiediamo al Padre che dia almeno a tutti i martiri che ci saranno la grazia, la costanza e la fortezza, no? E qui anche la risposta del Padre, che dice: non solo gliela darò, ma sarò io a combattere con loro e gli darò forza e virtù di vincere e superare non solo il tiranno, ma anche tutti i tormenti, i patimenti, eccetera, eccetera. Vi assicuro, ecco, chi può trovi il tempo almeno ogni tanto di dare una lettura al martirologio romano, possibilmente tradizionale, perché le ultime edizioni, per carità, c'hanno i santi nuovi, ma c'hanno sempre questo problema che pure sul racconto dei martiri si deve stemperare, edulcorare, no? Quindi è morto, sì, è stato decapitato, no? Se uno vede nel martirologio classico, sì. Prima della decapitazione sono successe tante altre cose, sono successe descritte nei particolari cruenti, dettane. Cioè, c'è questa mania un po' sicuramente modernista di anestetizzare, d'accordo? Quindi non si possono anestetizzare. Oggi non si parla più di peccato, si parla di fragilità. Poi dico, ah, sai, abbiamo qualche fragilità, fragilità, cioè, eccetera. Non si parla più di masturbazione. Si parla di autoerotismo, un termine un pochino. Cioè, c'è sempre questa tendenza, no? Non si parla del diavolo, si parla del. Aspetta, com'è quello che. Del maligno, del maligno, quando le rarissime volte che se ne parla, o del mistero dell'iniquità, o del male, quindi si deve sempre un pochino sfocare e stemperare. Questo può avere qualche sporadica, diciamo così, ragione in qualche circostanziata situazione, magari a contatto con qualche persona particolare, ma di per sé non è certamente una scelta saggia, ecco, perché la verità e la giustizia hanno le loro esigenze e le persone hanno il diritto di essere formate e informate in maniera corretta anche in quelle cose che purtroppo non sono gradevoli, ma non possiamo farci niente che non siano gradevoli. Esistono e quindi bisogna conoscere, bisogna prenderne coscienza. Bene, ci affidiamo quindi a San Giuseppe e alla sua intercessione per tutto, gli affidiamo in particolare la vita e le sorti della nostra cara e amata Chiesa, di cui è patrono e difensore, e il nostro combattimento contro il demonio, con l'altro grande titolo di San Giuseppe, terrore dei demoni, terror demonum in latino, e protector sante ecclesie. E sappiamo anche che San Giuseppe è anche il patrono della buona morte,
Custos Moriensium, custode dei morenti, perché ha avuto la grande grazia, strameritata per lui, di morire appunto tra le braccia di Gesù e Maria, come tutti noi speriamo un giorno di dover lasciare in questo modo così bello e santo questa valle di lacrime. Bene, un grande grazie anche oggi a te, Signore Gesù. Un buon proposito da fare è di, specialmente mercoledì, oggi peraltro è anche mercoledì, quindi anche a prescindere dalla coincidenza veto-liturgica, chiamiamola così, oggi è comunque mercoledì, il giorno della settimana dedicato a San Giuseppe, tradizionalmente è il giorno di San Giuseppe, per cui ecco, tra gli investimenti saggi di una piccola porzione di tempo, il mercoledì sarebbe da dedicare qualche preghiera particolare, qualche dono particolare a San Giuseppe, recitare la preghiera per chi non è abituato a farlo tutti i giorni, a te o Beato Giuseppe, oppure l'Ave Giuseppe di San Luigi Maria Monforte in italiano e in latino. C'è anche una bellissima devozione che l'Angelus di San Giuseppe si trova online sul sito di preghiamo.org, anche quella in italiano e latino, che è molto molto carina, una devozione molto breve perché ci vogliono 3 minuti a farlo, un po' come l'Angelus, e che però ricorda alcuni particolari, ecco, dei misteri legati all'Annunciazione che hanno coinvolto San Giuseppe con la recita appunto di quella particolare preghiera che l'Ave Giuseppe è. È molto importante, ecco, avere una devozione a San Giuseppe. Diciamo che ognuno di noi è libero di essere devoto a qualunque santo, e più santi siamo devoti, meglio è. Ecco, quindi in modo tale che non si avveri mai per noi il proverbio che non sappiamo a che santo votarci. Però la devozione alla Madonna è indispensabile alla salvezza, è necessaria alla salvezza, come insegna la Chiesa. Quella San Giuseppe non è definita in questo modo, però ecco, dire che è caldamente raccomandata e altamente consigliata è dire poco. Ecco, quindi se non abbiamo ancora maturato questa cosa, magari anche come conseguenza di questa meditazione sarebbe bene fare qualche proposito di cominciare ad avere una anche piccola forma di devozione particolare nei confronti di questo grandissimo e straordinario santo. Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, qui respexit humilitate mancille sue, ecce anima ex hoc beata me dicent omnes generatione, quia fecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen eius, e misericordia eius a progenie et progenies timentibus eum, feci potentia membrachio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposit potentes de sede et exaltavit humiles, surientes in plebit bonis, et divides dimisit in ane, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est a patres nostros, Abraham et semineus in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Agimus tibi gratias omnipotens Deus. Pro universis beneficiis tuis, qui est et regnas in saecula saeculorum. Amen. Deus et nobis suam pacem vitam aeternam. Amen. Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria, laudentur Iesus et Maria.